Allora, eccoci tornati in diretta. Allora, Parliamo di questo tributo, un contributo. contributo abbastanza interessante che è l'ultima, diciamo, la presa di Berlino. Abbiamo un flash, non è molto lungo, ma era molto complicato, solo per sapere quanto impegno aveva messo l'Unione Sovietica per circondare Berlino, quanti cannoni e quanti carri armati e quanta gente è morta in quella città. Per nulla. Perché ormai la guerra chiaramente era finita, ma c'era un pazzo. Qui abbiamo da queste immagini, la gente si può rendere conto come l'uomo Hitler non fosse coi piedi per terra. Se voglio, i nostri telespettatori vogliono approfondire questo fattore, c'è un bellissimo libro, sono intitolato I Tossici, dove si racconta come in Germania le anfetamine fossero usate a scopo bellico. No? Con grande efficienza, perché l'uomo era il soldato, riusciva a combattere anche per 24 ore, anfetaminizzato, ma che le dosi a Hitler di anfetamine e altri farmaci furono circa 11.000 tra pillole e iniezioni. Questo viene fuori dal resoconto del suo medico, unico medico curante, che per questioni di prudenza scriveva tutte le ricette, tutte diciamo, le indicazioni mediche che dava ad Hitler. Quando c'è il famoso attentato, no? Chiama immediatamente il medico che lo enfetamizza e avrà l'incontro il giorno dopo con Mussolini. E lui non vuol far vedere che è stressato e quindi si trova e molto energicamente si presenta. Teniamo presente che il signor Hitler non teneva la mano alzata perché non aveva la forza di tenerla. Quindi quando saluta, lo vedrete probabilmente anche qua, la piega indietro, perché non ha la forza di farlo. Questa era la salute di. Consiglio ai telespettatori di leggere questo libro che è scritto molto bene, ma soprattutto si ha una visione, una retrovisione di quello che era la Germania dell'epoca. Prego con il Servizio. contributo numero 2, Muro e maledizione di Hitler. Stalin ha così via libera per lanciare la sua armata alla conquista della capitale tedesca. I nuovi aerei russi Stormovik martellano tutti i giorni Berlino, trasformandola in un mare di macerie. A fine marzo, per l'attacco a Berlino, l'Armata Rossa impiega 2 milioni di uomini, 41.000 cannoni, 6.300 carri armati, 5.000 aerei su un'area di 400 chilometri. Gli alleati catturano prigionieri che hanno solo 14 anni. Era l'estate 1944 e siccome io amavo mia madre, mio padre e mia sorella, mi sono arruolato nelle SS e così sono diventato un soldato delle SS. La difesa della città viene affidata al Volkssturm, l'armata del popolo. Sono battaglioni composti da ragazzi e da vecchi, da tutti coloro che possono prendere ancora in mano un fucile o un bazooka. E si sfilano per l'ultima volta davanti a Goebbels. L'ordine di combattere casa per casa viene lanciato alla radio da Goebbels. Invece della bandiera bianca della resa che si attende il nemico, isseremo il vecchio stendardo con la croce uncinata di una stirpe fanatica e selvaggia di vincitori. Rinnoviamo il giuramento che abbiamo prestato tante volte nei tempi felici. Ringraziamo e sempre ringraziamo il Dio di averci donato un vero Führer per questa tragica, grande epoca. Il 20 aprile 1945 è l'ultimo compleanno del Führer, che compie 56 anni e sale dal bunker nel giardino della cancelleria per congratularsi con i giovani combattenti della gioventù hitleriana, la Hitlerjugend. Questo soldato di 12 anni ha fatto saltare in aria un carro armato. E un altro ragazzo di 13 anni ha usato la mitragliatrice. Il 22 aprile le cannonate dei russi fanno tremare il bunker di Hitler, il quale minaccia alla radio: se il mio popolo
dovesse crollare nella presente situazione, io non verserò nessuna lacrima. Il popolo tedesco non avrà meritato altro e dovrà imputare solo a se stesso il proprio tragico destino. Ecco, come potevano pensare gli alleati di amare i tedeschi? E cosa pensavano della Germania che fino all'ultimo ha utilizzato anche i bambini per inutilmente, perché ormai Berlino si sapeva che era finita, la quantità di armi che aveva messo a disposizione l'Unione Sovietica per conquistare Berlino erano mostruose, potevano conquistare una nazione intera e abbiamo 20 chilometri per 20 chilometri, quindi 400 chilometri quadrati da conquistare, no? E questo è, credo che non portasse, anche se ci furono qualche tentativo di arrivare a una pace da parte di Himmler, da parte anche di Göring, però la cosa era impossibile. Era una guerra assurda, no? Ma lo era fin dall'inizio, solo che all'inizio sembrava vincente e diventa ancora più assurda quando alla fine succede quello che è successo. Ecco, professore, un commento a questa situazione, molto breve perché passiamo a un altro. Può dire che gli ultimi mesi di guerra, ma non solo gli ultimi mesi, anche gli ultimi 2 anni di guerra c'è una Germania in ginocchio. E purtroppo il ministro della propaganda Goebbels insisterà, persuaderà e farà una massiccia proprio insistenza sul fatto che la guerra non era persa e che la Germania alla fine ce l'avrebbe fatta ancora una volta. Aveva mistificato i fatti illudendo forse lui in prima persona, ma illudendo anche quell'esercito che ancora gli era rimasto di poter produrre le cosiddette V1 e V2, le cosiddette armi segrete del Führer, che sarebbero stati determinanti per le sorti della guerra. Un'altra ingenuità, un'altra bugia raccontata purtroppo ai tedeschi perché continuassero a combattere, e abbiamo visto quanto sia stato inutile questo sacrificio. Da tenere presente anche un'altra cosa, che Hitler il 20 aprile, quando l'abbiamo visto in questa immagine del suo compleanno del 45, la sua stretta di seguaci, la sua stretta entourage sono pronti per l'ordine che era stato pianificato di lasciare Berlino con un volo aereo e di ritirarsi a Berchtesgaden in Baviera. Tutti sono pronti, a cominciare dalle segretarie e ancora il suo autista privato che garantisce che si può ancora lasciare Berlino, ma Hitler, proprio per essere forse coerente, ma per anche la mancata lucidità, che come lei ha ricordato ormai che poteva far difetto, ma forse in questo mentre denota una maggiore lucidità, perché ha capito che è tutto finito e vuole rimanere a morire proprio con gli ultimi reggimenti o ragazzi che ha potuto salutare all'indomani, si chiude nel bunker e di lì a pochi giorni, una decina di giorni, deciderà di farla finita. Perché è anche notizia che Mussolini ha fatto la fine che conosciamo. Viene a sapere della fine di Mussolini a Piazza Loreto, insomma, e anche questo è il tramonto di tutta una ideologia che ormai non aveva più ragione d'essere. Sì. Allora, vediamo il prossimo contributo, che è il numero 3, Berlino, Poznan, Lili Marlen. E un cerchio inesorabile sta stringendo da ogni parte la capitale del Reich. Chi arriverà primo a Berlino? Winston Churchill vorrebbe battere i russi sul tempo, ma Roosevelt vuole lasciare via libera ai sovietici, perché gli americani devono impegnarsi soprattutto nel Pacifico contro i giapponesi. Roosevelt ordina ad Eisenhower di frenare Montgomery con le divisioni inglesi a nord e di indirizzare a sud di Berlino l'impeto dei mezzi corazzati del generale Patton. Il maresciallo Zhukov, insieme a Stalin, vanno alla conferenza di Potsdam il 17 luglio 1945. A Potsdam viene deciso l'uso della bomba atomica. I 4 vincitori sanzionano una spartizione della Germania in 4 zone e l'amministrazione in comune della Grande Berlino.
La convivenza si rivela difficile in una città ridotta in macerie, nella quale vivono 2,5 milioni di persone praticamente senza mezzi di sussistenza. Marlene Dietrich canta Lili Marlene. Ecco, abbiamo un flash generale. Ma prima abbiamo detto della del sentimento degli americani nei confronti dei tedeschi, no? Certamente non favorevole, non amichevole in qualche modo. Però dobbiamo tenere presente quello che poi è successo dopo. Nel momento in cui si ha questa contrapposizione con l'Unione Sovietica, automaticamente i tedeschi non sono più i nemici. Quindi l'atteggiamento degli americani nei confronti dei tedeschi non sarà come fu l'atteggiamento dei vincitori della Prima Guerra Mondiale nei confronti dei tedeschi a Versailles, ma sarà un atteggiamento molto più di aiuto, tant'è che entreranno, ci sarà il ponte quando l'Unione Sovietica chiuderà tutti i rifornimenti a Berlino Ovest, ci sarà il ponte aereo che per quasi un anno rifornirà Berlino 1960-61 da giugno 48 al maggio 49. E poi ci sarà nel 49 la riunificazione della parte occidentale tedesca con la nascita della Repubblica Federale Tedesca, e ci sarà quindi l'ingresso di questa entità nel progetto, nel piano Marshall, che è quello che ha aiutato l'Occidente ad uscire dalla distruzione della guerra e che ha fatto sì che le democrazie occidentali non entrassero nell'area di influenza sovietica. Quindi ecco, l'atteggiamento americano nei confronti dei tedeschi in guerra chiaramente è un atteggiamento classico da nemici, ma nel momento in cui c'è un nemico, un nuovo nemico superiore, ecco che cambia l'atteggiamento. Sì. Questo ritengo che sia una cosa che può caratterizzare fra la prima e la seconda guerra mondiale una certa differenza di realpolitik, anche perché dopo la prima guerra mondiale gli Stati Uniti si ritirarono, tornarono nel loro continente e lasciarono che gli europei se la vedessero fra di loro, e tant'è che si crearono le condizioni per la seconda guerra mondiale. Al termine della seconda guerra mondiale invece non si ritirarono, anzi con questo piano Marshall, con questi aiuti, con la nascita della NATO, quindi dell'alleanza militare difensiva, sono rimasti a gestire gli affari europei, per cui poi abbiamo avuto tutto questo periodo di pace. Ma anche dalla parte sovietica c'è un'alleanza tipo contro la NATO, no? Cioè, certo, nasce poi il patto di Varsavia, chiaramente. Il patto di Varsavia che unisce tutte le popolazioni dell'est. Sì, unisce l'Unione Sovietica con quelle nazioni che erano nella sua area di influenza. Ma non è solo un patto di alleanza militare, ma anche di supporto. Sì, come la NATO. Certo, ma come la NATO. Come la NATO. La NATO non è soltanto un patto militare, è un'alleanza politico-militare, un'alleanza, tant'è che c'è un consiglio della NATO che è formato dai ministri della difesa, degli esteri. Quindi è strategica ed c'è il braccio militare, c'è il braccio militare che sono i comandi militari. Ma la differenza è che mentre l'Unione Sovietica non aveva necessità di questa alleanza perché aveva un esercito potentissimo e poi aveva degli accordi bilaterali con ogni paese, invece la NATO praticamente nasce proprio per la necessità di legare i paesi dell'Europa occidentale ad un protettore che era detentore dell'arma atomica, che potesse in qualche modo offrire la copertura nucleare in un territorio che poteva essere
di guerra convenzionale, dove l'Unione Sovietica aveva una potenza convenzionale estremamente superiore rispetto ad altri paesi. Quindi ecco, le due alleanze si fronteggeranno, ma nascono con due scopi diversi, uno proprio difensivo e l'altro più che altro di aggregazione dei paesi che erano i socialisti di quel momento. Allora passiamo all'ultimo contributo. Mm-hmm. Insomma, adesso vediamo 1961, sì, come nasce il muro di Berlino, vediamo. Und auch in 100 Jahren, wenn die Dachau-Wahlgründe noch nicht beseitigt sind. Alle 6 del mattino gli operai hanno finito il loro lavoro. In meno di 5 ore l'operazione Rose è compiuta con successo. Vengono chiuse 193 strade, 12 linee ferroviarie, 69 varchi su 81. Decine di stazioni. Berlino Ovest viene circondata con filo spinato e sbarramenti, presidiati dalle guardie di frontiera. Più di 155 chilometri, di cui 43 dentro Berlino. È il muro. Passa davanti la porta di Brandeburgo, sfiora il Reichstag, corre lungo il fiume Sprea. Genitori separati dai figli, mariti dalle mogli, fidanzati divisi, anziani costretti a restare soli. Così sentimmo d'improvviso la notizia: Berlino è chiusa. Non capii subito cosa significasse per me. Mi trovai di fronte mia madre, era triste come i miei fratelli. Mio padre non c'era. Lavorava a Berlino Ovest e restò lì. Mio padre sarebbe rimasto a Berlino Ovest e mia madre a Berlino Est, con noi bambini. Tra i tanti che provano a fuggire, c'è persino qualche soldato di frontiera dell'Est. Il primo, due giorni dopo la costruzione del muro, è il caporale Konrad Schumann, 19 anni. Qualcuno da Ovest gli grida: «Vieni!» Lui getta via la sigaretta e salta oltre il filo spinato. Per l'Est è un disertore, per l'Ovest l'immagine della libertà. I berlinesi orientali si gettano dalle finestre per sfuggire al muro. Nelle prime due notti dell'agosto del 1961 fuggono in 69. Per fermare le fughe, le brigate del lavoro dell'Est decidono di murare le finestre che danno sull'Ovest. Sono 1253. Ecco, beh, questo è il risultato, diciamo, in una notte in pratica, no? Nale Ottito. Come riprendo un pochettino quello che diceva il generale Pino, che il muro è l'apice di una costruzione che è avvenuta prima ed è, nasce da questioni economiche, perché naturalmente il dramma della Germania est rispetto a quella ovest era evidente. E quindi la gente fugge dove può trovare lavoro, quindi sostentamento. Dall'altra parte quindi c'è un crollo anche economico, e quindi vanno a creare un riparo, se vogliamo, no? Basta fughe, se no quelle autorizzate, le minime consentite. Ovviamente questa costruzione del muro mette in imbarazzo non solamente le Germanie o l'Unione Sovietica, ma mette in imbarazzo il mondo. Questo diventa un atto veramente simbolico, oltre che effettivamente costruito in poche ore, perché di fatto è stato costruito in una notte, cioè vuol dire decine di chilometri di muro costruito in una notte, che hanno diviso famiglie, diviso abitazioni, diviso piazze, insomma hanno diviso dappertutto, perché questo era previsto e quindi hanno tirato una linea e lì l'hanno seguita. Questa era. Allora, la drammaticità del muro non è nulla se non legata alla drammaticità di una separazione che è nata da un'ulteriore peggiore drammaticità della guerra, perché questa è la conseguenza. Quindi la conseguenza della guerra, che ha visto la necessità di rattrappire la Germania per evitare che creassero ulteriori danni, perché cioè, nel corso fino al 1945 le cause della guerra, insomma, la Germania ne ha ben donde, e milioni di morti. Berlino, questa città distrutta che viene divisa, vengono divise le macerie,
ho letto che alla fine della guerra a Berlino morivano 2.000 persone al giorno. 2.000 persone al giorno. Quindi un dramma nel dramma. Morivano di fame, ovviamente. Sì, sì, di fame, sì, di senti, sì. Non avevano più nulla, insomma, ovviamente, perché la guerra aveva assorbito tutto. Quindi quel muro che è durato 28 anni, ha fatto danni, però diciamo non più danni di quelli che aveva già fatto prima. Quindi l'eliminazione del muro, questo atto ulteriormente simbolico della riunificazione che avverrà dopo, no? Sembrava, ecco adesso uso un altro verbo, sembrava fosse l'eliminazione veramente di tutti i muri, che finalmente l'Europa e il mondo stesso potesse ritornare a parlarsi e a scambiarsi, e quindi quel muro che bloccava gli entrambi aveva un pochettino messo da parte la guerra, la storia scritta dai vincitori non dai vinti, che i vinti dovevano rimanere in qualche modo chiusi all'interno del loro silenzio, se vogliamo. Il merito chi possiamo darlo per questa caduta? Possiamo dare che secondo me ci sono il merito maggiore è la pazienza del popolo, secondo me, sì. Poi ci sono le spinte. Allora, già negli anni Ottanta la Polonia cominciava a bollire, ma se ricordiamo ci sono state continue ribellioni, grandi ribellioni, 56 in Ungheria, 68 in Praga. Anche un politico Praga. Sovietico. Sì, no certo, vabbè, adesso, volevo arrivarci. Però queste ribellioni hanno portato a quel grande politico sovietico che, certo, ha detto finalmente trasparenza, libertà, che è Gorbaciov. Ma leggo anche che l'ordine dell'apertura del muro, e quindi che le guardie non controllassero più le persone, cioè non bloccassero più le persone, sia venuto proprio da Gorbaciov. Cioè vuol dire che da Mosca arriva l'ordine alla Germania di aprire il muro. E se non ricordo male, un politico tedesco, proprio il giorno prima, gli chiedono i giornalisti: ma voi quando rilascerete i permessi per transitare? Non ha detto risponde. Subito. Viene preso di sorpresa e dice subito. Allora, concludo, penso ci sia stata un'altra figura importante, che è stata quella del Papa, a mio parere. Giovanni Paolo II, che polacco, ha messo sicuramente qualche... Ma forse più importante era un cardinale americano che era dentro lo IOR, un certo Marcinkus, che fece arrivare in Polonia qualche migliaia di miliardi di lire italiane, come non si sa, ma sicuramente c'era dentro la mafia. E quindi diciamo che col denaro di necessità si fa virtù. Per suffragare la sua descrizione molto bella, vediamo un contributo del tunnel di Berlino, il dramma dei berlinesi che sono divisi, a che punto arrivano. E ricordano un po' però anche un altro tunnel fatto da Auschwitz, mi pare, o da Dachau, dove i prigionieri scappano facendo un tunnel e qualcuno si salva. Prego. Nel 1962 chi vuole fuggire deve fare decine di metri allo scoperto e deve scavalcare non uno, ma due muri che corrono paralleli lungo il confine. In mezzo una zona cuscinetto, molto più facile da controllare. Ed era una zona perlustrata dai cani delle guardie di frontiera, illuminata dai riflettori che si vedono ancora oggi e controllata da una torretta di guardia che è visibile ancora nell'angolo estremo. Nel 1962 Joachim Rudolf è già fuggito da est a ovest una volta. Vuole però rimettersi in gioco, stavolta per aiutare a fuggire altre persone, con un'idea che sembra folle. Certamente non fu facile decidere se partecipare o meno alla costruzione del tunnel. Effettivamente era pericoloso, anche perché le guardie di frontiera avevano già scoperto e sparato a 3 costruttori di tunnel.
Noi però decidemmo comunque di partecipare, quando ce l'hanno chiesto, e di andare avanti, anche perché eravamo da poco scappati anche noi da Berlino Est e ci immedesimavamo bene nella situazione. Sapevamo in che condizioni fossero le persone che avevano deciso ancora dopo di noi di fuggire verso Berlino Ovest. Nel nostro gruppo c'erano quasi solo studenti e tutti collaboravano alla costruzione del tunnel. Ogni studente aveva studiato una materia specifica. Ad esempio, io mi dovevo occupare di portare l'elettricità nel tunnel. Altri studenti, invece, erano addetti alla misurazione. Mentre per trasportare il fango fuori dal tunnel abbiamo utilizzato un carretto che lo estraeva tramite l'energia elettrica. Ognuno si concentrava sulle cose che sapeva fare meglio e ovviamente ognuno scavava. Scavare era il lavoro più importante. Questa è la casa numero 7. In questo posto terminava il tunnel. E da qui entravano i fuggitivi che poi strisciavano attraverso il tunnel oltre la Bernauer Straße fino a Berlino Ovest. Ecco, beh, questa insomma è una testimonianza che fa capire come si viveva in quegli anni. Ma ci sono anche altre testimonianze che raccontano invece quello che è un fenomeno che viene definito quello dell'ostalgia, cioè quindi di chi ha, nostalgia, diciamo così, dell'ex Germania dell'Est. Sentiamo. Io da bambino mi sentivo come più libero a Berlino Est rispetto che in Italia, che a Milano. La famiglia di Gabrio Mucchi è convintamente comunista, a tal punto da non sopportare più la vita a Milano e da scegliere Berlino Est come luogo ideale dove far crescere il figlio. Era tutto accessibile, c'erano giochi bellissimi, si potevano comprare, c'erano i gelatai dove prendevi gelato con pochissimi soldi, cioè ce li avevi quei soldi per comprare il gelato. E avevi giochi molto belli, biciclette, tricicli a forma di macchina con cui andavamo in giro, avevamo gli skateboard. Ci doveva essere il muro, e diceva mio padre, per difendere un ideale, l'uguaglianza, dove non ci fosse il capitale, dove non ci fosse la proprietà privata. Io conoscevo sia l'Occidente che l'Est. Se vedevo i lati positivi dell'Est, non vedevo quelli negativi perché ero troppo piccolo per capire, per vederli. A me sembrava tutto giusto, anzi mi sembrava anche meglio qua. Magari non avevi una varietà di prodotti come in Occidente, o che ne so io, la scelta, la cosa, però avevi tutto. Quello che non avevi era la libertà di conoscere il mondo, di viaggiare. Quello che ci manca di più è la libertà di parola. Vogliamo finalmente poter parlare senza paura. Se fossi cresciuto e nato, diciamo, in Germania dell'Est, non avessi avuto la possibilità di entrare e uscire, attraversare il muro come potevo, sicuramente, questo l'ho sempre pensato, ne sono convinto, a 18-19 anni avrei cercato di scappare anch'io. Ecco, beh, insomma, una testimonianza un po', ambivalente. Chiaramente un abitante di Berlino Est privilegiato rispetto agli altri, chiaramente. Però è un modo di sentire che è presente. Professor Mazzola. E qui con questa testimonianza noi tocchiamo con mano, sì, la ostalgia, e, diciamo, la difficoltà di questa riunificazione che ha lasciato un malcontento, che ha lasciato delle disparità, che ha lasciato dei malumori. Questo è palpabile. Non è stato indolore la riunificazione, perché ancora sì. Oggi, diciamo, la Germania. Va detto subito una cosa: nel periodo in cui c'è stata la unificazione, oggi la Germania ha dato più di 2.000 miliardi per cercare di recuperare i 5 Länder della Germania dell'Est. 2.000 miliardi, 1.200 sono venuti dall'Europa e una quarantina sono venuti anche dall'Italia in termini di investimenti. Tuttavia, nonostante questo enorme sforzo economico che è stato fatto per parificare, se vogliamo, le due Germanie, rimangono dei forti gap.
a livello di occupazione, anche se sono stati colmati quelli precedenti che erano già molto diversi. E tuttavia adesso abbiamo che cosa? Un problema legato al 20% dei salari in meno nella Germania dell'Est. Questa diversa retribuzione fa sì che medici, ingegneri, neolaureati della Germania dell'Est, quando possono, lasciano e si spostano tutti a ovest. Le stesse ditte, le aziende, su 500 ditte ce ne sono 430 nella Germania dell'Ovest e una quarantina nella Germania dell'Est, di cui una ventina solo a Berlino. Questo fa capire la difficoltà di un riequilibrio. Certo, certo. Nereutiso, un'opinione anche sua su questa situazione, cioè che quindi c'è stata una liberazione, ma... Io credo che 30 anni per la riunificazione siano ancora insufficienti, semplicemente perché lo sviluppo che aveva avuto, che ha ancora la Germania, la zona diciamo ovest, era già molto avanti rispetto a quello della Germania est. Se uno aveva l'occasione di passare, di transitare tra la Germania ovest e la Germania est, si accorgeva immediatamente che c'era un abisso solo guardando la quantità di luci, l'illuminazione, la strada, cioè c'era un abisso. E quindi io che ho avuto la fortuna di passare sia prima che dopo, si vedeva che stava completamente per cambiare radicalmente, però credo che il gap che c'è ancora va a creare invece delle situazioni veramente complicate, che sono i nazionalismi. Questo è veramente pericoloso, e questi nazionalismi non è che siano dell'ex Germania, del patto di Varsavia o comunismo, ma sono nazionalismi che vorrebbero ritemprare la vecchia Germania. Questo è il dramma peggiore. Allora, io non so quale sia la soluzione, certamente, ma credo che una riflessione bisogna farla, insomma, perché siamo certo veramente in difficoltà. Certo, generale Pino, a lei il compito di concludere. Qualche tempo fa, qualche giorno, una settimana fa mi pare, leggevo uno studio sulla nostalgia chiesta ai tedeschi dell'Est sulla vecchia Germania dell'Est, e tutti gli indicatori davano una mancanza di nostalgia, cioè se tutti gli indicatori dicono che loro si rendono conto assolutamente di essere cambiati in meglio. Discorso che faceva il professor Tiso invece è un discorso sul quale io concordo, che è legato alla cultura a cui sono stati sottoposti per decine di anni. Chiaramente una cultura di tipo chiamiamolo non democratico crea in queste popolazioni una certa diffidenza nei confronti di meccanismi che potrebbero portare alla perdita di ancora della propria libertà, alla perdita del proprio sistema economico, del lavoro, eccetera. Per cui ecco che ci si chiude, tendono a chiudersi proprio per paura di ritornare a perdere quello che hanno guadagnato con la caduta del muro di Berlino. Quindi è chiaro che ci vuole tempo, come diceva il professor Tiso, credo che siano pochi gli anni, 30 anni sono effettivamente pochi. Devono passare più generazioni perché si possa metabolizzare quindi che avvenga un cambio completo di mentalità. Certo. Bene. Speriamo che abbiano imparato qualcosa i nostri bravi prussiani. Allora, per chiudere, io proporrei ai nostri telespettatori di leggere un libro che è di Antonio Polito, uscito da poco, Il muro che cadde due volte. È molto interessante. Vicino c'è un altro libro che ne parleremo più tardi, che parla di Venezia, ma soprattutto un periodo molto particolare di Venezia, tra il 1499 e il 1509, che è un momento molto importante dove Venezia dà il meglio di sé, non soltanto perché c'è una guerra, tutto il mondo fa guerra a Venezia, no? In quel momento, ma anche perché per la cultura che dà, e quindi Venezia che è quella che crea il codice italiano,
cioè ci sono degli studiosi, dei poeti e dei personaggi che, traendo dalla vecchia commedia di Dante, Boccaccio e Petrarca, eccetera, mettono insieme le regole del futuro italiano. E ne parleremo a breve. Tra poco. Bene, grazie ai nostri ospiti, grazie a Nereo Tiso, al generale Enrico Pino, grazie a Patrizia Zanella per essere stati con noi e ai telespettatori, qualche minuto di pubblicità, ma torniamo subito con questa seconda parte dedicata interamente al dramma che ha vissuto Venezia e che sta vivendo ancora appunto per l'Acqua Alta. Tra poco.